Allora, innanzitutto ringrazio la professoressa Nash Marshall di essere qui con noi. La professoressa insegna al Manhattanville College di New York nel Dipartimento di Filosofia. E qualche mese fa, sempre a Ferrara, abbiamo iniziato un ciclo di incontri all'interno del progetto di Accademia intitolato La coscienza religiosa dell'uomo moderno, che ha un po' l'intento di ripercorrere i passi del pensiero filosofico e religioso, cioè in merito al senso religioso che l'uomo ha in sé, a partire dalla filosofia classica e alla sua riscoperta da parte dei grandi filosofi cristiani, in primis San Tommaso, di cui la professoressa è una grandissima esperta, e confermo. E il primo incontro, e poi invece l'intento è quello di guardare come invece la concezione dell'uomo e il pensiero filosofico è cambiato in età moderna, in particolare in un momento preciso che è coinciso con la filosofia di Cartesio. Il primo incontro è stato intitolato Chi sono io e come faccio a saperlo? E riguardava, diciamo, l'incipit di questo percorso, perché si è partiti dall'affermazione di Aristotele, che dice appunto che l'uomo desidera la conoscenza e si è parlato di come la conoscenza è per l'uomo una necessità, quasi come quella del cibo, di soddisfare la necessità della fame mangiando, come dice Plutone. Aristotele, È no, sempre Aristotele? Platone, Platone? ma Ottimo, comunque perfetto. Ho ripassato, sì. Aristotele. Prima di venire. E quindi, e anche la sua riscoperta. Grazie di avere le emissioni registrate su YouTube. È per quello che lo Grazie. facciamo. È per quello che lo Esatto. facciamo, sì. Grazie. E poi la riscoperta del pensiero di Aristotele e dei filosofi classici con San Tommaso. Quindi la prima parte del percorso è stata svolta in questo primo incontro che è possibile recuperare su YouTube sul canale della Fondazione Zanotti. Oggi invece il percorso prosegue e infatti guarderemo, giusto? Ok, guarderemo quel punto di svolta che si è avuto con la filosofia di Cartesio in età moderna e che ha determinato un cambiamento fondamentale nella concezione dell'uomo e che l'uomo ha di se stesso e della realtà. Per cui lascio la parola alla professoressa e poi ci sarà lo spazio per le domande alla fine. Io vi ringrazio tutti, perché per me è un onore e una gioia vedere che interessano queste cose così fondamentali. E ringrazio tutti voi. Ringrazio anche il Dio che ci mette insieme. C'è quella bellissima preghiera ebraica, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, Sheha Kol Nidyei Bidvaro. Cioè, gloria a Dio, o ringrazio Dio, Signore, Re dell'universo, che attraverso la parola, la sua parola, fa essere tutto ciò che c'è. E anche noi qua in questo momento. Io vi ho dato un handout perché trovo che sia più facile seguire un discorso articolato di filosofia. Se uno riesce a seguire un tracciato. E l'ultima volta scrivo qua, ho un pochino barato, quando io con Carlo abbiamo deciso di parlare chi sono io e come faccio a saperlo, io ho girato la domanda. E l'ho girata non in chi sono io, ma che cosa sono io. E difatti, il percorso che abbiamo fatto l'ultima volta, io faccio una veloce sintesi qui, ha cominciato con quella frase stupenda di Aristotele, no? Pantes anthropoi, oregontai physei, tuae deinai. Ogni uomo per natura ha fame del conoscere.
ed è una visione solare quella greca. Hanno scoperto questa cosa magnifica con Talete, che sono le domande e che possiamo rispondere. E la filosofia, come ricorda Gilson, il grande medievalista francese di un centinaio di anni fa, un pochino meno, e la filosofia entra nel mondo pagano come una risposta a una profonda paura, la paura di un universo, quello pagano, in cui si è circondati, secondo la visione popolare, da questi dei capricciosi cattivi che controllavano tutto. Ogni tanto bisogna ricordare com'era il mondo prima della filosofia e prima ancora del cristianesimo, anche perché stiamo tornando in quel mondo. Se non stiamo attenti, arriveremo lì. Pensate un attimo cosa significava per una persona del, non so, settimo secolo avanti Cristo, un greco, sesto secolo avanti Cristo, e vedere il mondo intorno a sé. Il cielo era un dio, neanche tanto gentile, poi. Gli alberi erano ciascuno un piccolo dio, la terra è un dio, e erano dei capricciosi, minacciosi. Addirittura l'uomo antico, l'uomo pagano, greco, si sentiva schiacciato da queste presenze che controllavano la sua vita. La Tigre per i greci era una cosa terrificante, erano gli dèi che determinavano come e quando tu nascevi, morivi, cosa facevi. Se guardate le antiche tragedie, vedete tutti i problemi che sorgevano nella mentalità pagana antica. E in mezzo a questo esce un uomo di nome Talete, da un posto chiamato Mileto, che è nella odierna, quello che noi chiamiamo Turchia, e si domanda: ma perché? Cosa sono le cause dell'universo? E pretende che ci sia una sorta di coerenza nel tutto, che l'uomo può pensare, deve pensare e trovarci dentro la coerenza. E questo, dopo secoli, fiorisce in questo momento meraviglioso della filosofia antica, che è il momento aureo con Aristotele e Platone. Socrate e Platone, Aristotele, quella è la triade, in cui loro vedono che questo cercare le cause corrisponde a cos'è l'essere umano. E quindi è come il cibo per loro. Allora, l'ultima volta ho detto questi 5 punti, semplice: così come ho fame per il cibo, per nutrirmi il corpo, così ho fame di cibo per nutrirmi la mente. La parola poi nutrire è splendida. E ogni tanto bisognerebbe anche guardare le etimologie delle parole per veramente capirle. Nutrire viene da una radice indoeuropea che letteralmente vuol dire allattare. E il grande poeta armeno, nella poesia sua più bella, secondo me, che si chiama Galerun Kesher, Notte sull'Aia, parla proprio della via latta che svuota il suo latte brocca dopo brocca nel seno da materno di una donna. Appunto per questa idea del nutrire, che sarebbe un succhiare dall'essere. Quindi quando i greci ti dicono questa orexis, ho fame di il nutrire, voglio succhiare dalla realtà. Devo nutrire il corpo, certo, ma anche la mente. E così come il mio venire nutrito corporeo mi fa crescere, così anche il mio essere nutrito mentale. Così come il mio venire nutrito corporeo ha dei limiti. Cioè non è che io possa fare quel che voglio col cibo. Certe cose mi avvelenano. C'è un mangiare in troppo. C'è un mangiare troppo poco. Così anche con la mente.
E poi, come l'essere nutrito corporeo richiede anche una serie di abitudini. Una delle cose, io sono americana e quindi quando da bambina io paragonavo i formaggi che esistono in Italia con quelli che esistevano allora negli Stati Uniti, vedevo che da noi nel supermercato si vendevano più o meno 4 tipi di formaggio, di cui erano distinguibili per il gusto magari 2. Il cheddar cheese, e poi c'era Munster, ma che non sa da niente. E poi c'erano questi formaggi, mentre in Italia c'è una sinfonia. Uno per capire il formaggio, gioire del formaggio, ha bisogno di un palato. E questo vuol dire acquisire l'abitudine, ma anche la mente ha bisogno di queste abitudini. E quindi i greci fanno questa sinfonia di abitudini mentali di una persona che deve riuscire a cogliere l'essere, proprio come cogliamo il cibo. E ti parlano del fatto che l'intelligenza ha molti tipi. C'è l'epagoghe, c'è il nous, c'è tanto, l'episteme. E in ciascuno di questi cosi, modi, tu devi imparare a ricevere di più. E poi, ultimo, così come il mio venire nutrito corporeo implica un rapporto reale tra me e la realtà. Cioè io non posso mangiare un formaggio invisibile. Deve esserci perché io venga nutrita. E il punto del nutrire è proprio ingerire. Idem con la realtà, con la mente. Difatti San Tommaso ha una frase straordinaria. Scusate se porto questi, ma il sole e io non abbiamo un buon rapporto. E dice ratio terminator ad intellectum, cioè il mio ragionare ha come termine il mio cogliere la realtà, ricevere la realtà al di fuori di me stessa. Questa cosa che per Tommaso è cruciale, perché il paradiso cos'è per lui? La visione beatifica. Quando io vedrò il mio Signore faccia a faccia. Come dice Giobbe nel capitolo 19 del libro di Giobbe. Io vedrò Dio coi miei occhi. E questa è la mia gioia. Allora, vedete che per l'uomo antico, per il pensatore medievale, quello antico, il conoscere non è un creare, è un ricevere. Certo, devo formare delle abitudini, certo, devo ragionare, certo, ma lo scopo, il punto di tutto questo è il ricevere. Come anche con le persone umane. Il punto, quando io conosco una persona, non è di inventarmi chi è, ma di ascoltarlo, di venire nutrita dall'alta presenza. Ecco. Allora, l'ultima volta non ho detto una cosa che secondo me è molto importante, ma dal punto di vista religioso va ricordato, è che questo mio bisogno di essere nutrito mentalmente e fisicamente anche, è anche un comandamento. Quando noi rileggiamo la Genesi, in quel passo che viene poi fuorviato da tutti, quello dell'albero, tu non devi mangiare di questo albero, in verità quello non è il comandamento, è una parte monca del comandamento. Il comandamento è questo, è ben scritto, è Genesi 1:29. Poi Dio disse, ecco, io vi do, cioè all'uomo, perché Genesi 1 non sia Adamo ed Eva, ma è quella bellissima cosa in cui si dice il sesto giorno Dio creò l'uomo, maschio e femmina li creò. Fase misteriosa. Creò l'uomo a sua immagine e somiglianza. Maschio e femmina li creò. E su cui tutti i padri della Chiesa e i tutori della Chiesa hanno molto, molto riflettuto, perché è molto. Anche Giovanni Paolo II ne ha parlato moltissimo. E giustamente. E io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra. E ogni albero in cui è il frutto
che produce seme saranno il vostro cibo. Cosa vuol dire questa frase del primo libro della Genesi? Viene completato nel secondo. Capitolo della Genesi, e quindi Genesi 2, verso 15. Il Signore disse, prese l'uomo e lo pose nel giardino dell'Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Perché questo era il nostro ruolo, coltivare, custodire. Siamo i gastaldi dell'universo, no? E il Signore diede questo comando all'uomo. Di ogni albero nel giardino tu liberamente mangerai. Cioè, perché devi mangiare? Per lo stesso motivo che, per cui i greci paragonavano l'intelletto alla fame fisica. Noi dobbiamo imparare. Questa è la cosa meravigliosa dell'essere umano. Imparare. Il crescere. Vabbè, potrei andare avanti, ma ho altre pagine. E non ho detto neanche che l'uomo è stato creato per rapportarsi con la realtà, per riceverla fisicamente e mentalmente. E mi pare anche giusto, se voi ci pensate un attimo, come facciamo ad essere gastaldi dell'universo se non conosciamo il mondo intorno a noi? Apro una piccola parentesi, che è una domanda su cui sto riflettendo da un paio di anni, e magari tra un paio di anni ci arrivo a qualcosa. Ma è questo fatto del tu mangerai di ogni albero, per poi dire poi non devi mangiare di questo. Molte volte quando le persone pensano al giardino dell'Eden, il comandamento di Dio, non vedono il contesto intero. E secondo me è un contesto importante anche per capire la mentalità moderna, per cui tolgono il comandamento tu mangerai di ogni albero. Quello della Genesi 2, 15, 16. E parlano invece della proibizione. Non devi mangiare di questo. Allora vi faccio questa domanda. Innanzitutto con la mente moderna era questo staccarsi dal concreto, dal nostro bisogno di rapportarsi con la realtà. Fin là ci siamo. La domanda è questa. Nella Genesi 1 Dio dice che deve mangiare in ogni albero dove il frutto ha seme. È possibile che l'albero del bene, della conoscenza del bene e del male non abbia semi? Abbia frutto che non ha semi? Io crederei proprio di sì. E vi dico anche perché. Il male non fruttifica. Quindi la conoscenza dell'albero del bene e del male, il frutto non poteva avere semi. Non può riprodurre se stesso. Questa è la mia teoria. Comunque andiamo avanti. Allora, c'è un motivo per cui ho girato tutta la questione dell'io, chi sono io, su che cosa sono io, e non su chi sono io. E per cui ho parlato della natura umana anziché l'io. E il motivo è semplice. Ve l'ho scritto qua sotto. La sola domanda, nuda e cruda, così come sta, chi sono io? Non si può veramente dire niente. È veramente molto, molto difficile. E vi dico perché. Tutti i termini che io uso per parlare della realtà sono termini che usano categorie, chiamiamoli universali, questo sarebbe il loro termine, ma quando io dico tavola, tavola è un termine che vale per quello, 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 non la specificità di questo. Albero, quello, 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 pini marittimi, molto belli, quello direi che è un salice piangente, possibile? Com'è? È un olivo piangente.
Guarda che sta piangendo. Io ho gli occhi, sai. Ah, ma no, scusa, ma. Gli ulivi piangono se non li poti. Che bella cosa, non lo sapevo. A Ferrara, sì, poretti. Perché no? Alla domanda chi sono io, innanzitutto, non posso usare questi grandissimi termini, perché quando parlo di me stessa, me, devo parlare di me come distinta da voi. Devo togliermi, strapparmi dal contesto umano, perché se no non parlo di io, parlo della mia natura, che è quello che abbiamo in comune. Cioè, parliamoci chiaro. Se io, ve l'ho scritto qua, la domanda, chi sono io, strappa l'essere umano dal suo contesto ontologico, metafisico, sociale. E lo deve fare, perché se non è parlare di me come individuo. E quindi ve lo scrivo qua. Chi si chiede chi sono io, si chiede cos'è questo specifico essere, che sarei poi l'io, che mi faccio la domanda, come distinto da tutti gli altri esseri da cui è circondato. Perché se no non sto parlando di me, ma di quello che abbiamo in comune. Allora, che cos'è questo specifico esempio di essere umano che, come distinto da tutti gli altri esempi dell'essere umano, da tutti gli altri esseri umani, quello che voglio sapere. Cosa mi rende diverso da te quando io mi chiedo chi sono io? In secondo luogo, chi si chiede chi sono io fa una domanda che riguarda se stesso come essere particolare, come distinto da. Allora, se io mi chiedo chi sono io, vabbè, d'accordo, devo trovare qualche cosa che io non ho comune in comune con voi. E questo vuol dire che io mi separo da voi. Ed è anche per quello che è così difficile rispondere alla domanda chi sono io. Perché devo anche usare termini che sono comuni a tutti voi. Ma per quello è una domanda terribile, secondo me. In secondo luogo, la risposta chi sono io, a patto che una persona riesca a darsela, perché secondo me, io non sono ancora riuscita a darmela, non ho la minima idea di chi sono. So di essere, so che sono essere umano, so che sono creazione, so che sono, so tutte queste cose sono vere di me, ma non solo di me, ma di tutti voi. È tutto, è vero dell'intero universo creato da Dio, ma non è vero solo di me. Non mi distingue da voi il fatto che io sono creata. Eh no, anche voi lo siete. Il fatto che io sono umana, ma anche voi lo siete. Il fatto che io sono femmina, va bene, d'accordo, ce ne sono tante qua. No? Che io sono un animale, va bene, d'accordo, ce ne sono ancora di più. Come faccio io a distinguere, a parlare del fatto che io sono distinta da tutti voi con questo linguaggio? Non so. Per quello, secondo me, quelli che si guardano dentro si perdono in una voragine nera. Guarda fuori e poi dentro, casomai. Allora, se io, Simone, rispondo alla domanda chi sono io, la risposta vale per me come distinta da Carlo, da Antonia, da Ambrogina, da Davide, da Luca. Perché io non sono Carlo. E non sono Antonia, e non sono Luca, e non sono nessuno di voi. Quindi io mi devo separare per voi per chiedermi chi sono io. È per questo anche che non è molto costruttiva, a mio avviso. Ma c'è anche la ragione per cui chi sono io è una domanda molto pericolosa. Perché distingue l'io conscio di sé e il suo contesto ontologico, metafisico e sociale. Cioè mi separa dalla mia natura. Allora, in che senso? Perché la domanda chi sono io presuppone che ciò che sono, cioè l'essere umano che sono, pieno dei desideri, la figlia di un padre, la sorella di fratelli, la cattolica membro di una chiesa,
innamorata del mio signore, tutte queste cose. Che queste non bastano per spiegare chi sono io. Perché devo tornare a quello che abbiamo in comune. E quindi io distingo me stessa da questa cosa che noi abbiamo in comune. Non so se sto rendendo l'idea qui. Allora, chi sono io? Presuppone che ciò che sono, che cosa sono? L'essere umano. La mia quiditas, questo era il nome medievale, bellissimo, Antonio detesta il latino medievale, ma quiditas è una bella parola. Ma mi sta guardando come se fossi completamente matta. Ah sì, dovresti vedere la tua faccia. Fai. Perché viene da quid. È la questezza. È una bella risposta, no? È una questezza. Qua. No? La mia natura non basta per spiegarmi a me stessa. Guardate che è brutta questa, che io oso dire che non mi basta sapere che io sono umana per capire chi sono. Due, presuppone che il mio dirmi che io sono un essere umano, un animale razionale. E notate, mi ho messo il greco per un motivo, perché è così bella la definizione di Stata. Zoon, questa è la prima parola, cioè animale, logon della parola. Echon, contenitore della parola. Splendida definizione di cos'è l'essere umano. L'essere umano è colui, no, che è contenitore, l'animale contenitore della parola. Dove parola, logos, in greco, ha tutta quella ricchezza e ancora di più nella parola latina verbum, che vuol dire sono non solo parola, ma pensiero, e che ogni cristiano immediatamente ha detto la seconda persona della Trinità. Perché Dio crea attraverso la parola. Quindi come definizione bellissima, no? Cos'è l'uomo? È l'animale che contiene la parola. Questo è Aristotele. La seconda definizione è zoon politikon, che non vuol dire animale politico. No, no, no. Perché la polis è il luogo dell'insiemità. Vuol dire l'uomo che per natura sua vive in una cives latina, una cives, una città, insieme. Civis, civitas. E per cui, e io quando dico chi sono, intendo dire che questo mio essere è un essere per natura gregario, che devo stare insieme con gli altri, che io per natura devo cercare la parola, contenitore di parole, in tutta la sua magnificenza di parola. No? Questo non basta a spiegare chi sono, c'è qualcos'altro, ma di distinto da questo. Guardate che fa paura questo, eh? Allora, la distinzione, allora vado avanti, è tutto chiaro, è tutto noiosissimo, immagino. Chiaro, ci siamo. Ah, che peccato, dovrò provare ancora più forte ad essere noiosa. Okay. La distinzione tra la mia natura e me stessa, in un certo senso ci sta. Questo è ovvio. E vi do due sensi. Il primo senso è un senso bellissimo con cui Tommaso d'Aquino farà faville. E vi do, ho dato la definizione di Boezio dell'Hebdomadibus, perché è diventata quella... Ecco, faccio vedere che sono studiosa, adesso mi annoio. Ma Boezio, questo pensatore meraviglioso, difficile, del VI secolo, ha scritto un lavorino che si chiama L'Hebdomadibus e che comincia con dire questo: diverso me stesse ti quod es. Cioè, è diverso la mia esistenza e la mia natura. E perché è diversa?
Tommaso te lo dice in una frase sola, c'è un solo essere la cui esistenza è la sua essenza, che esiste per necessità. Tutto il resto no. Che il fatto che io sia un essere umano non implica che io esista. Perché l'essere umano, cioè la razza umana, la specie umana, potrebbe benissimo continuare senza di me. Ed è esistita benissimo prima di me. Non, il fatto che ci sia questa specie umana non implica Siobhan Nashmanshaw. E quindi Tommaso dice: l'esistenza è un dono che non segue dalla mia natura, ma perché Dio crea ogni anima individuale, la mia. Io sono stata voluta perché sono io, come voi siete stati voluti perché siete voi, e non perché siete umani. Appunto perché non segue dal fatto che esiste una specie umana che esistiate voi individualmente. Quindi ci sta questa definizione. Chi sono io? Vabbè, amata da Dio perché sono io. Grazie. Grazie tante. E in questo senso ci sta. Ci sta anche in un secondo senso, dico io. Io sono una persona. Ora, so che tante persone dicono tante cose, usano tante parole senza spiegare cosa vuol dire e come mai li usiamo. La parola persona è una di queste. Se voi guardate la filosofia classica, e per classica intendo fino a Plotino, quindi terzo secolo dopo Cristo, non troverete la parola persona. E non troverete per un motivo. Perché i cristiani hanno dovuto trovare una parola per riuscire a spiegare il mistero della Trinità e anche il mistero dell'incarnazione. E non bastavano i termini filosofici antecedenti. Non bastavano, perché non sono solo un ente individuale, essere umano specifico. Io sono diversa da voi, non nel modo in cui quell'albero è diverso da quell'albero. Perché quello si può spiegare facilmente con la materia. Ma la differenza tra me e voi è molto più profonda. E quindi hanno usato questo termine giuridico. Perché esiste nella legge romana, persona. Letteralmente deriva dalla maschera che c'era nel teatro, no? Uno parlava attraverso una maschera. E nella legge latina, la persona, romana intendo dire, antica romana, era colui che aveva i diritti, era un cittadino. Per i cristiani è facile ricordare questa cosa. Perché è stato crocifisso il nostro Signore e San Paolo decapitato? San Paolo era cittadino romano e quindi aveva diritto ad avere una morte, non da schiavo. E aveva bisogno di una sentenza formale. Gesù non era cittadino, è morto da schiavo, torturato a morte. Cittadini non potevano essere torturati a morte. Per il latino, per il romano, una persona è un cittadino, portatore di valore. Nella filosofia, grazie ai nostri vari concili molto importanti, penso Cancellonia e quant'altro, dove si tentano di sviluppare questa parola che c'è già, per capire come può in un essere solo Gesù avere due nature. Come può Dio avere una natura sola e tre persone? Quando oggi noi sentiamo parlare di
tutto questo linguaggio sui diritti umani, impazzito. Dovremmo, come cattolici, tornare a quei documenti dove tutta la questione dei diritti naturali umani sono stati formulati per la prima volta dai padri della Chiesa. Perché certamente per gli antichi, per Aristotele, Platone e quant'altro, non portavamo dei diritti naturali. Lo schiavo poteva benissimo essere crocifisso, torturato a morte, buttato ad murenas. Ricordiamoci che quando, oddio, quello della Sicilia, lo schiavo che ha portato tutte quelle, come si chiamava quello schiavo, mi verrà in mente tra un attimo, e si è ribellato con 5.000 schiavi, quant'altro, Spartaco, ecco cos'è, la via Appia, da Roma fino giù, aveva 5.000 persone crocifisse, inclusi i bambini. Perché Roma voleva far vedere che non si fa. Non avete diritti, quindi neanche pensateci. Roma andava giù dura. Allora, questo concetto di persona. Allora, nel 1, 2, 3, 4, 5 sotto, vedete quello. Perché ci sta questo dire chi sono, non esattamente cosa sono. Innanzitutto, Tommaso ti dice, non solo io non sono la mia anima, io non sono il mio corpo, io non sono la mia essenza, io non sono le mie potenze, io non sono le mie capacità. Io sono un essere che attualizza la mia essenza, in cui crescono le mie potenze. Io sono il compositum, sono un ens. Ed è importantissimo ricordarsene per tutti noi, perché se io non fossi, io fossi le mie azioni, se io fossi le mie capacità, non mi potrei mai perdonare e non potrei mai crescere. Ricordiamoci che noi o detestiamo il peccato, ma non il peccatore. Il peccatore non è il suo peccato. È per quello che può chiedere il perdono. E quindi questo primo punto è importantissimo. Anche per noi stessi, per vivere con noi stessi e non fare come il cane che torna al suo vomito, come dicono nei proverbi. Mi pare che sia 23. Ho appena letto i proverbi. Il secondo punto è che il mio compositum, cioè questa unione anima-corpo che sono io, è di uno specifico tipo. Una definizione tecnica di Boecio, proprio, che poi riprendono tutti, sono una sostanza individuale di natura razionale. Ora, il fatto di essere razionale vuol dire che io sono conscia di me stessa e che io posso dire io. È una cosa splendida questo poter dire io. Meravigliosa. Anche questo sapere di esistere fa sì che io non sono identica alla mia natura, perché io so di essere questo individuo. Quindi mi sono staccata e fino a chi siamo. Ecco che San Tommaso ha una splendida definizione dell'essere umano, usando poi quelle di Boezio e quant'altro. Dice della persona umana, in quanto siamo razionali, siamo anche liberi e responsabili di noi stessi. E quindi chiama la persona umana dominus sui, signore di se stesso. E questa è la bellezza, se torniamo nel giardino dell'Eden, di Adamo ed Eva, consci di loro stessi, che si devono curare del mondo perché si conoscono. Sanno chi sono. Devono imparare, perché Dio, la provvidenza divina, opera attraverso di noi non in modo cieco, cioè non ci usa come strumenti.
ci usa secondo la nostra volontà, il nostro intelletto, che arricchiscono il mondo. Per quello Dio ha detto, dovete mangiare, dovete crescere, vi do il mondo da gestire. Ecco, fin qua ci siamo. Allora, se non ci sono problemi nel dire, vabbè, in un certo senso io devo sapere chi sono, allora perché ho tutta questa esitazione? Perché è pericoloso fare questa domanda, perché si rischia di contrapporre l'io e la mia natura. Di dire, ma io non sono quello. Si può pensare che dato che io non sono la mia anima, io non sono il mio corpo, io non sono la mia essenza, io non sono le mie potenze, che io debba cercare la risposta al mistero del mio io, al di fuori della mia natura, al di fuori di chi sono. Si può pensare che nel mio caso che cosa, il fatto che cosa non è chi sono, che cosa sono non, sono non è chi sono, che io non sono la mia essere umano. Si può pensare che dato che come persona sono conscio di me, che io debba cercare risposta al mistero del mio io nei dati della mia coscienza di me, come distinti dalla mia natura. Ecco, esattamente questo è il tranello di Cartesio. Non è sbagliato dire che posso chiedermi in modo giusto chi sono e non dire semplicemente sono un essere umano. Posso dire di più, perché sono conscia di me stessa. La filosofia moderna ha voluto rispondere alla domanda chi sono rifiutando la natura, contrapponendo l'io con la mia natura, dicendo che siamo due cose distinte. Adesso guardatevi intorno un attimo, perché se vedete il mondo come si sta dispiegando in questo momento, vedrete i frutti di questo albero marcio. Io sono nata femmina, il DNA femmina, ma siccome io non sono il mio corpo e non sono la mia natura, io posso essere un albero. Io avevo uno studente che si dichiarava una roccia. È venuto in classe, è stata, no, è vero, non sto mica scherzando. È tutto serio, viene in classe e fa, professore, io non posso fare l'esame, sono una roccia. Ma come fai a parlare? Allora, sono una roccia. Mangi, sono una roccia. E credo che Stephanie se lo ricordi pure. Stephanie, do you remember the guy who thought he was a rock? Oh my God, Henry. Oh my God. Questo è un altro studente. Questo è un altro studente, il quale Henry. Henry era, in verità, non si sa bene come si chiamasse, perché non era maschio. Ma non era neanche, cioè, era una di quelle cose assurde. Mi si trovava, eravamo lì con dei colleghi, eravamo a cena, e arriva questa persona che fino a due giorni prima si chiamava Charlotte. E mi fa, sono Henry. E io non riesco a capire sto Henry. I feel like Henry. Oh, ci senti Henry? Benissimo. Perché dopo tutto non è il mio corpo a determinare chi sono, eh? E neanche la società. Io mi sento Henry. In passato ho anche il suo allievo, che si chiama Marco Liviero, che è professore a Eton in Inghilterra, che faceva di segreto tante fotografie di Henry. Ogni tanto me ne manda uno, fa, ti ricordi? Bei ricordi nostri. Ecco, ma non è solo quello il caso. Adesso negli Stati Uniti è scoppiato il problema dei maschi che vogliono far finta di essere femmine per vincere le medaglie olimpiche. Ma che scherziamo? Ma allora, questo è il punto. Allora, se voi leggete, perché poi vi ho dato le citazioni di Cartesio, troverete esattamente che è quello che fa Cartesio.
alla domanda chi sono io, risponde negando che io sono il corpo, negando che io sono, negando. E dicendo io posso solo sapere chi sono guardando la mia coscienza di me. Ve ne leggo una perché vi ho messo anche la traduzione italiana, ma ho messo il latino giusto per ricordare ad Antonio Arsan che c'è il latino ancora peggiore di quello medievale. Sto mica scherzando. Prego. Ma io, che pur sono certo di esistere, non so ancora abbastanza chiaramente chi sono, che sono, di che modo, che ormai bisogna che vada scrupolosamente, non prendere imprudentemente qualcos'altro per me stesso, e quindi non sbagliare, mamma mia che noia sto uomo, affatto in questa conoscenza che sostengo essere più certa e più evidente sentiero, di tutte le altre cose, in altre parole, io conosco me stesso con sicurezza, con certezza. Comunque lo incrociamo dalla strada. Ma cosa è questa cosa che conosce di se stessa? Andiamo al passo numero 2. Posso essere certo di avere... d'avere la sia pur minima cosa di tutte quelle che ho attribuito sopra la mia natura corporea, fermo a pensarci con attenzione, passo in rassegna e ripasso tutte queste cose nella mia mente e non ne trovo alcuna che posso dire a me stesso. Notate, questa è la spaccatura che vi dicevo prima. Passiamo dunque agli altri attributi dell'anima e vediamo se in me ve ne è qualcuno. I primi sono il nutrirsi, il camminare. Ma se è vero che io non ho fatto un corpo, perché io penso di non avere il corpo, non sono sicuro di avere un corpo, la mia coscienza di me non è di me come un corpo, quindi non ho corpo. Letteralmente è questo Cartesio. È pur vero che non posso camminare né nutrirmi. Un altro è il sentire, ma se non si può neppure dire... a sentire senza il corpo. E inoltre, una volta che ho pensato di sentire molte cose durante il sonno, il mio risveglio ha messo che in effetti non le avevo mai sentite. Quindi non ho corpo, non ho sentire, non sono questo, non sono quello, non è neanche l'anima. Cos'è lui? È l'atto di pensare. E il terzo cosa? Un atto di pensare, ma qui trovo che il pensiero sia un attributo che mi appartiene. È bravo, Cartesio. E in quel momento lì, l'io, del chi sono io, è completamente staccato dalla sua natura. Completamente staccato dal suo corpo. E allora, perché dico da Dio all'io? E qui con questo concludo. Perché vedete, nel momento, la cosa impressionante dell'essere umano è che io sono libero. Come persona sono libera. Il fatto che io sia Siobhan Nash Marshall, che abbia per natura queste, quello che ho, non implica che io lo sceglierò, che lo userò o quant'altro. Ora, se mi toglie la natura e dici che è il mio pensiero che fonda la mia persona, io creo me stessa. Ed è questo il fondamento di Cartesio. Io creo me stessa. Sono causa mei, causa di me stessa. Ricordate prima che dicevo che Dio è l'unico essere non esso che causa se stesso, perché è, ecco, per Cartesio, questo Dio è lui stesso. E nella mente moderna siamo noi Dio. Grazie. Allora, se ci sono domande, osservazioni, ci saranno, e le si possono venire a fare a questo microfono. Per me, uno a uno, come volete voi, io sono... Posso? Prego. Buonasera, mi chiamo Giuseppe. Faccio l'insegnante, sono collega di Enrichetta, e la sua potente relazione mi ha creato delle suggestioni. Un film, un grande film di un suo
concittadino, connazionale più esattamente, Terence Malick, sì. The Tree of Life. La potente immagine che dà questo regista, sì. Io l'ho vista anche nella sua esposizione, ah, delle immagini. E poi vorrei segnalarle, che forse già lo conoscerà, sì. Un grande nostro poeta, che si chiamava Carlo Betocchi. Realtà vince sogno. Betocchi, che è il padre di tanta tradizione ermetica, Mario Luzi, Franco Loi, che poi sono i padri di Davide Rondoni, sì. Lui racconta nella sua vita poetica, tutta la difficoltà del suo vivere, perché poi aveva una moglie molto malata, e attraverso un viaggio poetico molto potente dà delle soluzioni che la realtà alla fine vince il sogno. E in questo ho rivisto anche la sua relazione. Grazie. Prego. Vabbè, se Antonio San dice che è bravo, vuol dire che è bravo, sì, serio, perché... Bravo anche lui a citarlo. Vieni una volta per il calcio di te. Bene, abbiamo la promessa di Antonia che ci fa una serata su Betocchi. Perché non è così conosciuto, eh? No. Tutti e due, allora. Con me sempre piccoletti. Lui ha citato giustamente Betocchi, ma è una cosa che mi sorprende perché è talmente poco citato ultimamente da tutti questi poetastri che credono che ancora che la parola difficile faccia agio sulla grande emozione che mi faccio, le faccio i miei complimenti. E volevo dire solo una cosa. Nella prima pagina, sì. Un'osservazione all'oratrice che mi ha persuaso e non mi sono né addormentata né distratta, che è una bella cosa. Verso la fine tu scrivi tutto questo discorso, però è in un senso un baro. No. Non si dice in italiano? No. Un baro è una persona che bara. È un barare. L'ha scritto da sola ed è americana, quindi tutti i miei complimenti, mi cavo perché è bravissima. Però io le correggo sempre qua. Puoi dire un inganno, un imbroglio forse. It's a cheat. Appunto, un imbroglio. Correggiti subito, imbroglio. Se tu... Dov'è esattamente, scusa? 5-6 righe dal fondo. Nella prima pagina. Tutto nella prima pagina. Tutto questo discorso però è in un senso un baro. Ok. Un imbroglio. È in un certo senso un imbroglio. Fai un buon italiano, per favore. Grazie, cara signora Arslan, cara collega. Prego. E poi volevo dire che... Io alzo e tu tiri sul microfono ancora meglio, perché la pancia non vogliamo sentire. Lasciamo perdere veramente, invece di dire grazie infinite. Ecco, guarda. Io ho detto grazie, cara collega. Visto che la mia attenzione era così precisa. E non hai neanche fatto neanche una smorfia. No. Allora, no, perché mi ha persuaso. E mi è piaciuto molto. Anche allora, perché dovete sapere che la signora Slan la settimana prossima deve fare un intervento molto importante. Quello con i medici lì, su quella schifezza che vogliono fare alle bambine. No, che vogliono fare. Che stanno facendo. Praticano. Vabbè, questo... Guarda che questo discorso è fatto a fagiolo. Va bene, ma casomai mi darai una suggestione. È una tavola rotonda, devo parlare 7 minuti. Quindi te capirai. Sull'infibulazione. Allora, una piccola citazione. Mi è venuto in mente quando parlavi di persona e del senso che il latino dà alla parola persona, sì. Quella celeberrima frase che è l'inizio di una favola di Fedro, in cui parla della volpe che vede una maschera tragica, no? E sì. La scambia per una persona viva. Persona tragicam forte vulpes viderat. Una volta la si imparava. E sul fatto che persona voglia dire maschera, ci sarebbe davvero molto da dire, perché persona in latino vuol dire maschera. È splendida, perché ha queste due connotazioni, maschera e poi anche il detentore dei diritti civili.
Questo quindi è un tema che mi è piaciuto e che si potrebbe anche approfondire. Una seconda piccola osservazione sul testo. Cosa mi fai tremare qua, sai? No, è pochissimo. Nel fervore di scriverlo, a metà della seconda pagina hai scritto S.Tom. S.Tom voleva dire Tommaso, immagino. Ma che è il mio amico? Va bene, ma sarebbe meglio che se ripeterai questa bellissima relazione tu scriva semplicemente Tommaso. Il principe italiano. Grazie. Il principe italiano, grazie. Vai. Vai. È con un certo timore che intervengo dopo la professoressa. Giustamente, guarda. Ma l'unico motivo è perché c'è un link sulla volpe. Ah, ecco. Quindi è colpa sua, sempre colpa sua, lo so. Volevo solamente porre una domanda. In estrema sintesi, mi ha molto colpito la questione del chi sono io. Sì. Posso dire che il chi sono io è sempre qualcun altro che me lo dice, che me lo fa scoprire. Certo. Chiedo scusa. Prego. La citazione della volpe, dal piccolo principe di Saint-Exupéry, laddove dice: io non sono per te che una volpe uguale a 100.000 volpi, ma se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno l'uno dell'altro. Tu sarai per me unico, e io sarò per te unica. Sì, ecco, questa, nel rapporto, sì. Questa unicità che è il frutto di un rapporto, cioè chi sono io unico, lo scopro in un rapporto. Ed è giusto? Sì, assolutamente. Allora, pensiamo, quando io vi dicevo in estrema sintesi, molto velocemente. Allora, okay. Il gran problema per i pensatori padre della Chiesa, qual era? Le categorie del pensiero umano, così come definite da Aristotele, sono 10, delle volte sono 8, più o meno 10. E le prime 4 sono sostanza, che sarebbe il kathato, l'essere per sé. Tu sei una sostanza, siamo sostanze. Vabbè, poi quantità, qualità, relazione. Ma la relazione, i greci non pensavano avesse una grande, capacità metafisica di spiegare la realtà. Difatti ci sorvolano. Ci sono voluti i pensatori cristiani, cattolici, a usarlo. Perché è tramite la relazione che noi siamo riusciti a pensare alla Trinità. Cos'è il figlio? Il figlio è figlio in relazione al padre. Quindi il concetto di persona, come ne parla Sant'Agostino e poi Sant'Om, il mio amico, Sant'Om, è come in relazione tra ciascuno. Hanno la stessa natura, ma il padre, misteriosamente, genera il figlio è figlio in rapporto al padre. E lo Spirito Santo è il rapporto, quindi la persona per loro diventa termine relazionale ed è stupendo. Ma anche tra di noi, se uno pensa a un bambino piccolo, se non ha esseri umani con cui comunicare, quei pochi bambini che noi troviamo che sono stati abbandonati, cresciuti, non sono persone, sfortunatamente, perché non vengono riconosciuti come tali. Un cattolico direbbe viene riconosciuto da Dio e quindi è persona, ma non lo può fare. Pensate a quei bambini, non so, cresciuti dai leoni o quant'altro. Sì, è il rapporto l'uno con l'altro che lo siamo. E poi ci riconosciamo attraverso le nostre azioni, non direttamente. Difatti Tommaso ha un veloce modo per cacciare via tutta questa cosa. Dice: sì, è vero che io non posso che essere conscio di me stesso mentre io penso, mentre io parlo, ma non per questo la mia coscienza di me stesso mi dice che sono.
perché io posso pensare l'impossibile riguardo a me stesso, riesco a pensare al tempo in cui io non c'ero. E quindi i dati della mia coscienza di me non mi dicono nulla di me. E neanche Agostino dice la stessa cosa. Ci sarebbe tantissimo da dire su questo, ma in pratica è un imbroglio. Ecco, Carlo. Ricordo che il primo incontro che abbiamo fatto con te in università aveva per titolo La noia. Ascoltandoti, il vero capovolgimento, cioè distruggere il rapporto con la natura, conduce l'uomo ad una astenia, ad una mancanza di, appunto, di gusto. E quindi anche di creatività, di generatività. Quest'idea della libertà che nasce in questa frattura, in cui uno sarebbe tanto libero che può essere libero di pensare di essere il contrario di quello che è, non è che sia così gustosa da vivere, nel senso che è un'ubriacatura in cui tu non cogli più in essi gustosi, che la realtà, tornando ai frutti lì del creato, no? Tu non hai più rapporto con la creazione, con quello che c'è. La nota dominante di oggi, più che appunto questi aspetti, no, estremi di carattere identitario, ma la cifra comune di questo ribaltamento, di questo inganno, è, per esempio, penso al gusto della generazione. Cioè, penso che il nostro assetto occidentale, in qualche modo, oggi paghi un'incapacità di penso alle famiglie, penso alla capacità di generare, di mettersi insieme, di costruire. Penso al lavoro, alla capacità di creare impresa, di essere innovativi da questo punto di vista. Nasce quando l'uomo è in un rapporto integrale con la realtà, non in un rapporto pensato. E penso anche al tema della solitudine, no? In cui spesso appunto il pensarci e non agire, questo appetito di cui San Tommaso, no? E appunto i greci, no? Ci richiamavano, determini questa astenia, questa noia, che mi sembra un po' una nota dominante di questo inganno. Ecco. Oh, assolutamente. Per quello chiedevo se l'albero ha la conoscenza del frutto dell'albero, la conoscenza del male, bene e male. Ha semi? Credo proprio di no. Nella conoscenza del bene e del male. Ma credo che i frutti non abbiano semi. Sono privi, come, allora, sì, io non credo che possa avere semi, cioè, perché distrugge se stesso. Cioè, ricordo, Sant'Agostino aveva una dimostrazione del fatto che un male in sé non può esistere, che è una privazione dell'essere, non un essere stesso, perché dice cosa fa il male? Il male è distruttivo. Se una cosa fosse per natura distruttiva, distruggerebbe se stessa. E quindi il male non può esistere in sé. E quindi la conoscenza del bene e del male non è che possa generare granché. Che io possa pensare a me stessa come se io fossi non. Io ho deciso che quando, se mai mi dovessero spingere a descrivere me stessa, come fanno adesso certi miei colleghi, scrivono il nome e poi mettono she, her, hers, cioè lei, suo di lei, her, she, her, hers, io metterò shy, cioè timida, indecisive, non decisa. E guai a chi mi dice che non lo sono, eh? Ah sì, è anche codarda, volevo mettere. Cioè, guai chi mi contraddice. Io ho un amico che voleva mettere sotto. Fuck you. Armin Morian.
preferred description, fuck you. Quindi, I was talking to fuck you. Si può fare, ma oggigiorno è talmente sconnessa la lingua dalla realtà che diventa... Io ho un altro allievo che voleva farsi chiamare elicottero. Ha detto, guai a chiunque mi dica che non sono un elicottero. No, lui lo faceva per scherzo. Ma è chiaro che viene l'astenia. È chiaro anche che noi dobbiamo riguardare l'acidia. Perché i padri del deserto, nonché Tommaso, avevano delle riflessioni sull'acidia che in pratica sorge dal rifiuto dell'amore di Dio. Dice Tommaso, è il rifiuto della carità. Mi fa pensare anche questo, è molto bello. Per esempio, Evagrio del Ponto, guardate, che strane che sono, eh? Comunque, ecco, Evagrio sul Ponto. Basta. Sì. Deve essere interessante andare a lezione da Schwann con gli elicotteri, le rocce. E, deve essere. Chiedete a Stefani. Ma negli Stati Uniti o qua in Italia? Sì, no, faccio negli Stati Uniti. Stati Uniti. Sembra particolari, vengono dal futuro. Allora, sono... No, è veramente divertente la mia classe, sono sempre divertenti. Sì. Avevo una domanda di questo tipo. La connotazione della domanda chi sono io, oggi scopriamo non essere così, per forza diciamo con una connotazione positiva, anzi diciamo pericolosa, che può diciamo indurre in diverse... Uh-huh. In diverse problematiche. La mia domanda, portandola al concreto, è questa. Sì. Oggi in tre ambienti su cui ho molto interesse che ritengo siano focali nella nostra cultura, cioè lavoro, famiglia e politica, la domanda chi sono io? La mia domanda è opportuno farsi questa domanda? È opportuno concentrarsi altrove? Oppure come posso far sì che questa domanda possa risultare realmente costruttiva all'interno di questi tre ambiti? Allora, queste sono domande assolutamente importantissime e sono domande a cui persone come me e Carlo hanno una risposta sola. E cioè, che ragazzo che si siede lì e ti dice, ma chi sono io? Il sartriano di turno. Io lo farei semplicemente lavorare. Cioè, perché, capisci? Oppure focalizzarsi su un altro. Bella domanda. Ma dimmi piuttosto, possiamo fare la tavola insieme? Col politico? Ma faccia, mi risponda pure, perché secondo me, quando uno, come fai a togliere una persona dalla sua testa, che è vuota perché non è in relazione con la realtà? Buttana nella realtà. Però mi è sorta proprio perché il discorso a monte era... Chi sono io è una domanda che proviene dall'estrazione, dal metafisico, dalla sì. relazione, dal sociale, diciamo, giusto? Sì. E dall'ontologico. Ontologico, sì. Ok. Quindi, se io devo estrarmi da questo, come posso far sì che la risposta, diciamo, a questa domanda possa essere poi costruttiva in qualche modo? Cioè, sulla parte di costruzione, cioè come posso costruire con questa domanda? Ontologicamente, secondo me, tu blocchi, diciamo, il crollo della persona, perché quello che portano è un crollo della persona, ontologicamente la metti in un contesto sociale. Vada a questo qua, ha bisogno di te, tu ce la fai, se una persona te lo chiede. Quindi lo metti in un contesto ontologico. Metafisicamente gli fai vedere quanto è bello l'albero, mamma mia che cosa incredibile. Cioè devi buttarlo fuori da sé. Preferibilmente usare le proprie mani. Perché? Perché quando tu usi il corpo, allora Antonio ama molto ricordare che io ho fatto il conservatorio, ed è vero, pianoforte, e c'è una cosa fantastica proprio nell'usare le proprie mani, le tue mani, lo sto facendo. Io amo restaurare mobili. E perché? Usare le mie mani, ricordarmi che la materia è cosa stubborn, ostinata, la materia è ostinata. E una persona non può conoscere l'ostinazione della materia se non la lavora con essa. Il legno, i falegnami che sono andati in Artsakh, non avendo legno, hanno usato
i pallets per fare delle cose. Cioè, perché questo legno può diventare, ma ha i suoi limiti. E una persona, oggigiorno, non abbiamo più contatto diretto con la realtà, ma concreta, non ce l'abbiamo. Difatti, rifugiamo. Ma che schifo un lavoro dove devo usare le mie mani. Preferisco usare un computer, ma che cavolo. Va, buttati in piscina, porco. E i politici, io avrei una soluzione per i nostri politici. Buttiamoli nel mezzo dei problemi che hanno creato, che o si ostinano a non vedere. Antonio ha fatto 2 lezioni la settimana scorsa nel liceo di Milano con sti poveri ragazzi imbardellati con maschere. Ma è possibile? Non sono mai stati portatori di Covid, non sono mai stati messi in pericolo dal Covid. Ma perché? I loro professori, capite che l'assurdità? Ragazzi di 13 anni poi anche. Ma che scherziamo? Io metterei il mio politico proprio nel mezzo della classe per vedere il disastro che stanno creando. Per vederla e non riuscire a dire, oh magari fa bene, ma che non lo credono neanche loro. Ecco, questa è la mia risposta. Ma non aveva maschera Draghi? Ma lo so. Ma neanche Antonia portava maschera, neanch'io, perché io non ero allieva, capite? No, allora, ve la racconto, perché questi politici veramente sarebbero da non appiccare. No, è troppo facile. Fagli vivere nella merda che hanno prodotto. E per cui, quando sono andata a ritirare Antonia, dall'Italia dovevamo partire con la maschera FF44, quella specie di roba stellare. Antonio mi fa, io non lo voglio portare. Ah, ho detto, beh, l'aereo è un Air France, quindi probabilmente non ti costringono. Ma hai un'altra maschera? Sì, ho un'altra maschera. Ho detto, dai, abbi una bottiglia d'acqua, così hai sempre da bere, quindi non devi portare la maschera, no? Ma in Italia assolutamente salire con l'F e quella roba là. Arriviamo in Francia, si toglie tutto. Il volo sugli Stati Uniti non si ha maschera. Spiegatemi come non riesco a metterli lì. O come dice Antonio, con la palla di ferro al piede. Giusto? Però, e poi dopo mi siedo perché se no faccio troppe domande. Nel senso, questo però mi sembra un approccio un po' nichilista, diciamo, alla politica, no? Cioè, a partire dal presupposto che c'è, che comunque, nel senso, io sono pienamente d'accordo con quello, sì, che dice, a premessa. Proprio perché ho un'estrazione, diciamo, come penso un po' tutti in questi, sì, ambienti, molto concreta e molto reale, immersa nella socialità, immersa nei problemi, nei ok. Però il giudizio sul negativo della politica penso ci trovi tutti concordi. Il mio discorso è qual è, secondo lei, l'ingrediente che ci può permettere di rendere, di fertilizzare, diciamo, questo settore che oggi risulta molto difficilmente fertilizzabile proprio per questa distanza dalla realtà. È proprio per questo che chiedevo, secondo allora, lei, qual era il sì, il allora, la domanda di base, se ho capito, è può un cattolico oggi entrare all'università e insegnare senza diventare padre? O può entrare in politica senza tradire se stesso o la sua fede? È possibile, ma l'unica cosa che possiamo fare tra loro, non è mai staccarci dalla nostra comunità, perché sennò ci perdiamo anche noi. In secondo, farlo con gioia e mai tentare di assumere il linguaggio che loro usano, fare sempre finta di non capire nulla. Ma cosa intendi veramente? Non capisco. Capisci? Lo puoi fare? Perché una volta che entri in questo linguaggio non ci entri, esci più. Non puoi uscirci. Vai. E la domanda è questa, cioè, più che una domanda, una riflessione. Io ho letto un libro, parlando di politica, l'ho finito di leggere oggi, di Dugin, il filosofo russo, sì.
e si chiama La Quarta Teoria Politica e parla di tutti gli argomenti che abbiamo trattato oggi e anche della politica e del ruolo del politico che deve tornare a salvare l'umanità oggi. C'è tutta una parte di società di tutti i paesi del mondo che è chiamata a tornare a quello in cui crede, a quello per cui vive, che è la tradizione, ed è il ritorno ai valori della tradizione che sono stati cancellati dall'uomo moderno e dalla modernità. Quindi è un libro molto interessante. Non me lo scrivo, ecco. Se Dugin o Dugin, perché non so il russo purtroppo, fosse qui con noi, sarebbe un dibattito meraviglioso, perché è una persona che sarebbe perfettamente d'accordo con lei. E il libro è meraviglioso, io lo consiglio a tutti. La Quarta Teoria Politica. Quarta Teoria Politica, grazie. Adesso io avrei sete. Sì. Io faccio, concludiamo, giusto? Sì. Mi permetto di concludere. Pietro, allora togliamo il tema dei politici, nel senso che li abbiamo votati noi o non votati. Quindi non è che il problema è nella politica. Portiamocela a casa questo, perché sul secondo tema, che un po' richiamava la tua domanda, sì. È chiaro che mettere le mani nella materia è l'unica verifica che chi fa politica può fare della politica che sta facendo. E però chi fa politica ha bisogno di non essere lasciato da solo nel fare politica. Perché il tema non è andare a votare. Il tema sono i 365 giorni dell'anno in cui noi vediamo i poveri, no? E gli diamo 50 lire o 500 lire, no? E non ci poniamo poi il termine di caricarci di quello che incontriamo. Perché l'io, ci diceva Don Giussani, si conosce in azione. Noi capiamo quel che siamo in azione. È bello trovare dei filosofi che ci richiamano a questa assoluta concretezza, dimostrazione del fatto che la filosofia serve e come. Certamente la posizione umana che l'intervento di stasera ci richiama è una responsabilità a 360 gradi. Non ci sono i buoni e i cattivi, c'è quello che c'è. E noi possiamo solo mangiare di quello che c'è. Ed è chiaro che il palato si affina nella misura in cui c'è anche il giudizio sull'esperienza, come si chiama nell'azione cattolica, il discernimento sull'esperienza. No? Uno fa l'esperienza, poi alla fine deve dire questa cosa è buona o non è buona. Quello che abbiamo fatto in politica, cosa ha portato, cosa non ha portato. No, i voti. Cosa ha portato? Certamente. Noi abbiamo una grande responsabilità, anche nel momento del voto, ma sono i 365 giorni di tutti i giorni in cui siamo chiamati. Però di pure, se vuoi dire qualcosa. Spero di non aver detto sciocchezza. No, ma io lo farei volentieri, ma ho già da tanti lavori. Ma hai ragione. Cioè non possiamo parlare neanche di loro come una classe. La responsabilità, in fin dei conti, è nostra. Perché non parlare dei genitori, degli insegnanti, di chi lavora, non so, siamo. Grazie Suon. E adesso per chi, brava,